Bene, eccoci qua di nuovo, ma con piacere naturalmente, a parlare con il neo sindaco Nico Balice, l'avvocato Nico Balice, perché per un sindaco essere presente con la fascia tricolore alla festa patronale di un santo talmente sentito in questa città, che è davvero venerato, è una bella emozione, lo si vede anche dal tuo sguardo, è cambiato dai giorni precedenti. Sì, negli ultimi due giorni è tornato uno sguardo, quello sguardo emozionato di inizio campagna elettorale e poi subito dopo le elezioni, però qui l'emozione è ancora di più, perché ci troviamo di fronte non solo a un momento, una festa di tipo civile, ma soprattutto una festa di tipo religiosa. La devozione per San Basso è talmente evidente tra noi termolesi che ci uniamo e ci aggreghiamo e la comunità si sente ancora più forte in questi giorni. Oggi siamo nel momento più solenne, ci sarà la celebrazione eucaristica e poi la solenne processione, che non significa che termineranno i festeggiamenti, perché poi San Basso si festeggia tutto l'anno alla fine, a San Basso ce l'abbiamo tutti nel cuore, ma in ogni caso oggi, questa sera, ci troviamo di fronte al momento clou di queste festività. Non a caso ti abbiamo messo anche in prospettiva con il santo che ti sta guardando le spalle, chissà che possa essere anche un segnale premonitore per quello che tu andrai a fare, visto che sei stato eletto sindaco da poco, per questa città come primo cittadino. Solo con il suo aiuto viene tutto meglio, facendo le cose con il cuore e soprattutto con la preghiera e con l'aiuto del nostro santo patrono, che vuole bene a tutta la nostra comunità e soprattutto ai pescatori, che lo portano in mare dalla domenica al giovedì sera sempre. Allora, però non vogliamo far torto a nessuno, sappiamo benissimo che Termoli ha anche un altro copatrono che è San Timoteo, che è anche importante anche lui nella stima dei santi importanti, c'è questo San Timoteo, discepolo di Paolo, che è il copatrono insieme a San Basso, quindi davvero questa città è super protetta. Sì, sì, è doppiamente protetta. Non ho fatto in tempo a sentire l'emozione di San Timoteo perché le elezioni ci sono state successivamente, ma sono certo che l'anno prossimo a maggio ci sarà la stessa emozione anche per San Timoteo. Grazie sindaco e buona festa di San Basso a lei e a tutta la sua amministrazione. Grazie, tanti auguri a tutti i termolesi.